Precariato come forma di violenza, la Biblioteca Nazionale di Napoli con la sezione americana e venezuelana e il gruppo Soggettività Femminile ha affrontato il caldo tema, un confronto su cosa significhi vivere nella precarietà e come contrastare questa situazione. Sentiamo Francesca Fortunato. Cosa significa vivere nella precarietà e come si può contrastare la cronicizzazione di questa oramai normalizzata situazione? Questa è una delle domande principali alle quali si è provato a rispondere nel corso dell'incontro organizzato dalla Biblioteca Nazionale di Napoli con la sezione americana e quella venezuelana e il gruppo di ricerca Soggettività Femminili, che si occupa di raccogliere testi scritti da donne che finiscono poi in un fondo specifico. Una conversazione che ha visto anche la partecipazione della neo insediata direttrice Simonetta Buttò, insieme a Tristana Dini dell'Università degli Studi di Salerno e Francesca Vitelli, autrice di Una vita da precaria, uno dei due libri sui quali si è basata la riflessione insieme a Vita precaria di Judith Butler. In questa biblioteca c'è un settore molto interessante che chiamiamo della soggettività femminile, che è ricco di volumi di grande interesse e naturalmente molto ben seguito dalle colleghe che si sono appassionate a questo genere di studi e promuovono attività come questa. Sì, ma non soltanto dei giovani, anche di quelli che sono diventati invisibili, quindi dei quarantenni, quelli che non vengono mai presi in considerazione, eppure i quarantenni sono quelli che hanno un bagaglio da poter spendere e non credo che la nostra economia possa permettersi il lusso di perderle queste capacità, queste competenze, queste conoscenze. È una forma di violenza che va assolutamente contrastata.